Sono alla porta della chiesa, vi invito a salutare il Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La chiesa è la casa di Dio, la casa della famiglia di Dio, dei fratelli di Gesù. Per questo, quando veniamo qui, ci sentiamo in famiglia e preghiamo insieme con Gesù il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Con i nostri piccoli amici di Nazareth, che hanno avuto la grazia, la fortuna, la meraviglia di vivere vicino a Gesù quando Egli è venuto ad abitare in mezzo a noi, a vivere in mezzo a noi, andiamo alla scoperta di Gesù. Gesù, il Figlio di Dio. Quello che Gesù ha detto, quello che Gesù ha fatto, interessa anche noi oggi. Vediamo un po' come si è presentato nella sinagoga di Nazareth. Dopo che cosa ha fatto Gesù? Ha cominciato a viaggiare da una città all'altra predicando alla gente l'amore di Dio. Ciao. Ciao. Finché è tornato a Nazareth, dove era cresciuto. Un giorno è andato al tempio e i capi gli hanno chiesto di leggere il libro di Dio, le scritture. La parte delle sacre scritture che Gesù ha letto parlava proprio della volontà di Dio di mandare in terra suo figlio per dare agli uomini la possibilità di vivere per sempre. Lo Spirito del Signore è su di me. Perciò mi ha scelto per portare il lieto messaggio ai poveri. Mi ha mandato per annunziare liberazione ai prigionieri e il dono della vista ai ciechi. A liberare gli oppressi e a dire che è giunto il tempo in cui il Signore salverà il suo popolo. Parla proprio bene. Davvero. Il libro di Isaia. È il figlio di Giuseppe, il Falegname. Ma quando verrà il Messia? La storia non è finita. Gesù era sceso verso il mare di Galilea. Spingi la barca dove l'acqua è più profonda e poi calate le reti per la pesca. Oh maestro, abbiamo lavorato tutta la notte, senza prendere nulla. Però, visto che lo dici tu, getterò senz'altro le reti. Giacomo! Giovanni! Giacomo, Giovanni, venite con la vostra barca, dateci una mano, sbrigatevi! Non ce la facciamo! Questa parte, forza! Tirate le reti! Guardate che meraviglia! Ce la facciamo! È incredibile! Secondo me, in quel momento, Pietro ha capito che Gesù è veramente il Figlio di Dio. Avete ascoltato? Alla fine, Sara, la più grandicella di questo gruppetto di amici, che ha commentato: io credo che in quel momento Pietro ha capito veramente che Gesù è il Figlio di Dio. Eh sì. Gesù si è presentato con le parole che annunciavano Dio, ma anche con dei fatti che lo mostravano presente all'opera, dei fatti che facevano spalancare gli occhi e facevano anche chiedere: ma chi è costui? Chi è costui? Com'è possibile? E anche noi ci chiediamo: chi è costui? Guardiamo un altro breve episodio della vita di Gesù.
Ehi, che succede? Chi è questa gente? È Gesù di Nazareth con i suoi discepoli. Gesù! Figlio di Davide! Abbi pietà di me! È Gesù. Dicono che ha fatto miracoli. Forse puoi aiutarlo. Non ci credo, è impossibile. Vai. Cosa vuoi che io faccia per te? Fa che io ci veda. Allora vedi. La tua fede ti ha salvato. Io vedo. Io vedo! Io vedo! Oh. Capite che dopo simili fatti tutti parlavano di Gesù, raccontavano quello che aveva fatto, le meraviglie. Tutti andavano verso di lui, volevano ascoltarlo, vederlo, volevano stare con lui. Avevano capito che con lui c'era il Signore Dio, l'Onnipotente, il Creatore del cielo e della terra, che operava prodigi. Vedere lui era vedere colui che è invisibile, il Signore Dio. E anche noi andiamo a conoscere Gesù, alla scoperta di Gesù, per scoprire il Padre nostro che è nei cieli, nel volto del Figlio suo che è venuto su questa terra. Ora tocca a voi riflettere, scrivere su questo argomento. Chi è Gesù?